un Consiglio federale che è stato convocato per rispettare una richiesta da parte della FIFA di adeguarci attraverso il nostro regolamento agenti ai principi della FIFA entro il 30 settembre. Al di là della dissertazione più o meno fondata, ma non spetta a noi sciogliere questa riserva, tra la perentorietà o l'ordinarietà dei termini, credo che quando si fa parte di un organismo internazionale, vuoi UEFA, vuoi FIFA, bisogna dimostrare grande rispetto per quell'istituzione. Quindi il Consiglio federale oggi ha deciso di adeguarsi, quindi accettare i principi. Faremo nel frattempo anche valutazioni nel capire tutto quello che sta succedendo a livello internazionale. Abbiamo voluto parlare di più che riforma del sistema, diciamo una serie di riflessioni su tutto quello che può essere utile per un progetto evolutivo per migliorare il calcio in Italia. Abbiamo parlato di tre pilastri fondamentali: la solvibilità, bisogna fare in modo che si rispettino gli impegni verso i creditori, quindi pagare i debiti, per arrivare a un principio di stabilità che è possibile solo se hai la situazione dei costi sotto controllo, poi arrivare a quello che secondo noi è il progetto definitivo riguarda la sostenibilità. Abbiamo anticipato al 10 di giugno come il termine ultimo per poter definire conclusa ogni operazione di verifica d'ammissione ai campionati, quindi entro il 31 di maggio bisogna adempiere a una serie di attività che erano prima previste entro la fine di giugno. In sostanza guadagniamo un mese abbondante per evitare le X, le Y e quindi altre lettere strane per quanto riguarda la partenza dei campionati. Ho sentito parlare troppo spesso di riforme, troppo spesso viene attribuita una responsabilità in capo al presidente della federazione. Purtroppo l'identificazione della mancata attuazione del progetto di riforma stranamente identificato con la persona fisica del presidente federale. Nulla di più falso, perché come sapete c'è una libera autonomia e responsabilità in capo alle singole componenti. In poche parole, se 11 società della Lega di B dicono di no, noi non possiamo fare riforma, perché c'è una norma statutaria che parla di largo intesa, di intesa tra le parti. Di colpe me ne attribuiscono tante. Io mi prendo le mie responsabilità, ne ho una, quella di stimolare il più possibile il confronto tra tutte le componenti, di fare sintesi fra tutte le componenti. Questo è il mio ruolo. Ne ho una invece che condivido con tutto il Consiglio federale, ed è quella di creare i presupposti di un calcio solvibile, sostenibile e stabile. Questa è una scelta politica. Sulla prima, al di là delle responsabilità, purtroppo, lo ripeto, se c'è la volontà da parte delle singole componenti che ritengono di dover rimanere con il format attuale, perché per valutazioni commerciali, di mercato, di valorizzazione del brand, è il modo migliore, lo facciano. Io non entro nel merito di valutazioni commerciali di singole componenti, spetta a loro questa valutazione e se ne assumono tutte le responsabilità. Io ho un'altra responsabilità: mettere in sicurezza il mio sistema rispettando il principio dell'equa competizione.